Cari concittadini, buonasera. Di rientro dal mio consueto giro di perlustrazione con gli agenti della polizia locale, che ringrazio sempre per il grande lavoro che stanno facendo, eccomi a voi per l'aggiornamento della sera. I casi positivi per coronavirus nella nostra città salgono oggi a 5. È risultato infatti positivo anche il quarto componente del nucleo familiare di cui vi parlavo ieri. Nucleo familiare che, chiarisco, non ha avuto nessun contatto con l'altro caso positivo presente nella nostra città. Le persone che ho sentito anche stasera stanno bene, non accusano sintomi particolari, quindi il nostro augurio per loro è che, passata l'infezione, possano ritornare nel più breve tempo possibile alla normalità. Non vi nascondo che, girando per le strade semivuote della nostra città, mi è salito un senso di tristezza e non oso immaginare cosa possiate provare voi in questo momento difficile, chiusi in casa, lontani dai vostri affetti, limitati anche nelle più banali attività. Ed è per questo che io con voi voglio fare un patto. Io vi prometto che continuerò a lavorare notte e giorno, così come sto facendo, per tutelare sempre la vostra salute. Io vi prometto che attuerò tutte le misure possibili affinché di qui a breve si possa ritornare alla normalità nella nostra città. Io vi prometto che vi aggiornerò costantemente e che non vi nasconderò niente di quello che accade nella nostra Fratta Maggiore. Vi chiedo solo una cosa in cambio: di fidarvi delle istituzioni e di credere alle notizie soltanto quando provenienti da fonti ufficiali. Vi potrà sembrare una cosa banale questa, ma non è assolutamente così. Ancora oggi leggo post, commenti, dichiarazioni, comunicati di nostri concittadini, fortunatamente pochi, che pur svolgendo egregiamente un altro lavoro si sono tutti d'un tratto trasformati in virologi, immunologi, esperti di tamponi, esperti di tutela della privacy, che vogliono addirittura sostituirsi ai medici, agli organi preposti e che con il loro vedere in ogni angolo persone positive al coronavirus non fanno altro che aumentare il panico e creare allarmismo. In questo momento, cari concittadini, noi non abbiamo assolutamente bisogno di loro. Abbiamo bisogno di rigore, abbiamo bisogno di rispetto di regole, abbiamo bisogno di fidarci delle istituzioni. Quindi, cari concittadini, continuiamo così, continuiamo a rimanere in casa, continuiamo a limitare gli spostamenti e i contatti sociali e vedrete che di qui a qualche tempo questo momento sarà soltanto un brutto ricordo per tutti noi.